Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Continua la nostra passeggiata nel mondo di Chance Eau de Parfum e di tutti i suoi flanker di Chanel. Oggi vi voglio parlare di un flanker che io ho amato dal primo momento. Oggi vi parlo di Chance Eau Vive. Allora, Chance Eau Vive è un profumo che è nato nel 2015 e quando l'ho sentito la prima volta, la prima cosa in assoluto che mi è venuta in mente è stato quando sbuccio un'arancia rossa, il profumo che mi rimane tra le dita. È un profumo sicuramente floreale, quindi fiorito, ma tanto agrumato. Infatti la sua particolarità è proprio quello di essere vivace come un agrume. È super aranciato, quindi ragazze, l'arancia è molto presente in questo profumo dall'inizio fino alla fine. Si apre quando lo spruzzate con questo sentore di veramente arancia allo stato puro. Mi ricorda anche nell'apertura Chanel numero 19. Come prima sensazione, come vi dicevo, questo profumo è caratterizzato solo ed esclusivamente dall'arancia rossa. Nelle note di testa infatti è la prima che troviamo, quindi abbiamo l'arancia rossa, il pompelmo, gli agrumi in generale, e si sentono per tutta la durata del profumo, quindi questa è una cosa che mi piace tantissimo, anche perché sono note che sì, rimangono, ma non particolarmente. Gli agrumi sono molto volatili, molto labili. Eau Vive è stata una ricchezza, diciamo, nella mia collezione, perché di questo genere non ne ho. È frizzante, nello stesso tempo molto delicato. Allora, le note ve le elenco così possiamo capire un po' di più di questo profumo. Innanzitutto, come note di testa, troviamo, come vi dicevo prima, gli agrumi, quindi l'arancia rossa, il pompelmo e gli agrumi in generale, per poi continuare con il classico gelsomino di tutti gli Chance e il muschio bianco. Per terminare abbiamo il vetiver, il cedro e l'iris, che è un fiore che io adoro. Dopo qualche minuto c'è sempre l'accompagnamento degli agrumi, ma si tende poi a tornare verso il gelsomino. Non percepisco particolarmente il muschio bianco, si sente poi alla fine, come vi dicevo prima, l'iris. Il vetiver non lo sento, il cedro leggermente. È un profumo che dà una vitalità veramente pazzesca, è un concentrato di gioia di vivere. Come sapete, anche l'olio essenziale di arancio dà quello sprint che uno necessita quando è un po' giù di morale. La sua persistenza, che troviamo solo e sempre in Eau de Toilette, è un 8 su 10, perché fidatevi che anche se ha tutte queste caratteristiche agrumate, rimane molto sulla pelle, rimane molto sui vestiti, ed è una nota a suo favore, perché di solito le Eau de Toilette, soprattutto di flanker, non sono veramente eccellenti. Il sillage è un 7 su 10, perché sì, si fa sentire, però il dry down è molto intimo, quindi se non volete quei profumi che vi offuscano la mente o che quando passate lasciate la scia, Eau Vive non è sicuramente il vostro prototipo di profumo. La stagione che io consiglierei per questo profumo è sicuramente l'estate, quando ci sono la raccolta delle arance. Per quanto mi riguarda, questo profumo mi ricorda tantissimo l'estate, un bel cocktail sulla spiaggia a base di succo d'arancia, fresco, dissetante, succoso, fruttato. Ecco, questa è la descrizione di un cocktail, questo profumo. Paradisiaco, super sofisticato, veramente è uno dei miei profumi preferiti in assoluto, perché come vi dicevo, chi ama le note fruttate e soprattutto agrumate dell'arancio, del cedro, del limone, questo è veramente un protagonista. Di questo gioiellino hanno fatto tre formati: il 50 ml, che è questa versione qua, viene 78 euro, il 100 ml 109 euro, e c'è anche la versione molto più grande, che è il 150 ml, che conviene sempre secondo me, che viene 150 euro. Ragazzi, anche per oggi il video è finito. Sono contenta di avervi parlato di un profumo molto agrumato, anche perché in questa stagione secondo me ne abbiamo bisogno, soprattutto perché ci dà forza e ci dà allegria. Ricordate sempre che gli agrumi portano tanta vitalità nel nostro organismo, sia per quanto riguarda la profumazione e l'aroma, sia per quanto riguarda ovviamente il frutto in sé. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like. Ovviamente rimanete sintonizzati per sapere tutte le curiosità sugli altri flanker di Chance Eau de Parfum di Chanel. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. Ci vediamo al prossimo video e let's talk about!